Allora, ci troviamo qui, o meglio, mi trovo qui e ovviamente vi trovate anche voi a guardare questo video perché, come avrete letto dal titolo e come avrete visto dall'anteprima del video, ho un bustone. E dico un bustone che ora scoppia di prodotti terminati per la cura della casa, del bucato, eccetera. Come vi ho detto, negli ultimi, forse l'ultimo vlog, devo partire venerdì, oggi è lunedì, no, oggi è martedì ragazzi, scusate, sono un pochino. Oggi è martedì 27, io venerdì mattina devo partire, quindi siccome non voglio lasciare tutto questo ambaradan di prodotti in casa, preferisco smaltire tutto quanto, girare il video e via, così non lascio nulla. Ho messo per l'occasione un po' di eyeliner, ma ragazzi, l'ho messo anche storto, non so perché, forse l'ansia di partire, di preparare le valigie e quant'altro. È un po' di giorni che l'ansia mi sta assalendo e quindi tremo di continuo. Di conseguenza ho messo un po' di eyeliner un po' storto, ma vabbè. E ho messo due mollettine giusto per tenermi i capelli almeno un pochino più sistemata. Non ho messo rossetto, non ho messo niente, ma vabbè. Allora, partiamo dal presupposto che è un po' che non giro questo video, quindi non ricordo neanche cosa trovo nella busta, quindi partiamo random e partiamo con un prodotto che comunque ho proprio un goccettino. Quindi appena lo termino lo butto, quindi ve lo faccio vedere adesso e così poi lo smaltisco, lo butto direttamente. Sto parlando di questo Winnis bagno, senza risciacquo, pulisce e igienizza tutte le superfici lavabili con materie prime di origine vegetale ed è da fonti rinnovabili completamente biodegradabili. Allora, questo è da 500 ml. Allora ragazze, a me questo prodotto piace, mi è sempre piaciuto, ve l'ho fatto vedere, non ricordo se negli ultimi svuota la spesa, non ricordo se è l'ultimo o il penultimo, comunque se andate a ritroso con i video li trovate, oppure io comunque come sempre vi lascio le playlist qua sopra nelle delle schede, quindi voi cliccate là, qualsiasi video vi interessa di prodotti terminati, svuota la spesa, trovate tutto là. Questo qua a me è sempre piaciuto, oltretutto è anche eco-bio, quindi ottimo. Con i prodotti della Winnis io mi ci sono sempre trovata benissimo, solo che costano ragazze, non ve lo nego, almeno da me costano, quindi giro e rigiro. Ogni tanto riprendo, ogni tanto cambio, cioè voi lo vedete, quindi stamattina non so perché mi ritrovo questa voce rauca, boh, non si sa, eppure sto bene, boh, vabbè. Sono con le tapparelle chiuse, tutto chiuso ragazzi in casa perché c'è un tempaccio fuori, la grande è a scuola, il piccolino è a casa, quindi è di là che sta guardando i video, sicuramente verrà a disturbare, ve lo dico già in partenza. Comunque, ottimo prodotto, ve lo straconsiglio, lo metto da parte perché sennò me lo dimentico e lo butto. Terminato stamattina e l'ho amato, adorato, lo ricomprerò sicuro e ve lo straconsiglio. Sto parlando di questo Cif Bagno, Green Active, anche questo penso sia eco perché comunque è Green Active. Penso di sì. Allora, qui dice che con 100% di agenti anticalcare di origine naturale, 100% di fragranza biodegradabile, non lascia residui chimici aggressivi, non lo so perché ragazzi, scusate la voce, bottiglia in plastica, 100% no, 50% riciclata, perdonatemi. Questo è un flacone da 650 ml. Io l'ho adorato, contate che quando trovo questi detersivi bagno con l'anticalcare all'interno, la prima prova che faccio è sui vetri della doccia.
Questo mi è piaciuto da morire. Infatti, non trovando più il mio Ajax preferito. Perdonate ragazzi, ma sento rumore. Sarà il vento. Non trovando più quell'Ajax, ho voluto provare questo. Che oltretutto ho terminato, sto per terminare anche quello e poi ho il Bref che vi ho fatto vedere sempre nell'ultimo svuota la spesa. Credo di avervelo fatto vedere nell'ultimo svuota la spesa. Penso di sì. Sono stata a fare la spesa di nuovo, ragazze, qualche settimana, 2 settimane fa più o meno. Ma non sono stata al solito negozietto, sono stata giusto solo al Conad e ho preso veramente due prodotti. Ho preso il VC. No, non ho finito. Il WC, il prodotto per il WC all'interno del Conad, che poi vi farò vedere. Ho preso quello, ho preso della Winnis il prodotto per lavare a terra, che non è la prima volta che utilizzo, anche quello mi piace tanto, ma poi ve ne parlerò. E cosa ho preso più? Credo solo questo. Cioè, ho preso proprio veramente due prodotti in croce, non mi sembrava il caso di fare un video. Proprio perché erano veramente due cose, quindi. Comunque io questo ve lo straconsiglio. Io per il momento metto tutto qua sopra, ma è un bustone pieno, non so come gestirmi, ragazze. Poi, terminato ieri, il mio solito Napisan per tutte le superfici disinfettante, anche questo non mi dilungo perché non è la prima volta che ve lo mostro, io lo amo. Poi, giusto per farvi capire, ne avevo presi due, ve l'ho già recensito, non mi sembra il caso di dilungarmi. Ammorbidente fabuloso, che anche questo trovate nell'ultimo svuota la spesa. Cocco e fiori bianchi, 54 lavaggi con oli essenziali, 1 litro e 25 di prodotto. Allora, morbidezza sì, il profumo si sente, però purtroppo non persiste. Dura magari un po' di ore, poi non si sente più. Però tutto sommato, ragazze, mi è piaciuto. Non era la prima volta che lo provavo, ma siccome la prima volta non mi ci sono trovata bene, ho detto, vabbè, voglio riprovarlo, magari mi ricredo. E effettivamente mi sono ricreduta perché mi è piaciuto. Lo ricomprerò sicuramente. Poi, altro prodotto che ho preso nell'ultimo svuota la spesa, vi ho mostrato, è questo pronto che vi ho già recensito, se non sbaglio vi ho già fatto il post sul mio profilo di Instagram dedicato proprio al canale dove pubblico solamente prodotti. Multisuperficie, io questo l'ho utilizzato per spolverare in velocità. Di qua per spolverare in velocità, ragazze, ottimo. Non lascia loni, lascia un profumo spaziale. Almeno a me è piaciuto tanto. Questo è. Aspettate, che guardo se ci sono le cose in italiano perché tutto non si capisce. Allora. Oltretutto è anche senza siliconi, cosa che non avevo letto, ma mi è piaciuto tanto. Vabbè, comunque agli agrumi, ragazze, perché se notate ci sono gli agrumi. Allora, mi è piaciuto tanto. Questi sono 500 ml di prodotto. L'unica cosa è che spolverandoci tutta la casa, durato poco. Però ragazze, ne vale veramente la pena. È stra buono. Ora sto utilizzando quello dell'Eurospin che vi ho fatto vedere, anche quello nell'ultimo svuota la spesa, che anche quello mi è sempre piaciuto, l'ho sempre utilizzato. Anche quello ottimo, ovviamente, perché se l'ho ricomprato vuol dire che effettivamente mi piace.
Ma ragazze, questo ve lo straconsiglio. Poi, non mi dilungo, credo di averne finito solo uno di questo, vabbè, andremo comunque. Vabbè, allora facciamo che mi tolgo questo, la mia solita cartigianica dell'Euroskin, la morbida. Togliamoci di mezzo anche questo. Poi ho finito, credo, solo uno di questo, ma vabbè, non mi dilungo. Uno, non so se ne esce qualcun altro, non mi dilungo neanche su questi, perché sapete già cosa ne penso. Idem questo prodotto che ho terminato, solo due, idem non mi dilungo anche su questo, non mi dilungo nemmeno su questo, ma sapete, tutti questi prodotti che vi sto facendo vedere, che sono tutti dell'Eurospin, io non mi dilungo, ragazze, perché non è la prima volta che ve li faccio vedere e voi comunque sapete che io li stra adoro. Andiamo avanti. L'Indoor lavatrice pulito profondo, sono 50 lavaggi, fresco profumo classico, sono 3 litri di prodotto. Allora, ragazze, non avevo aspettative su questo prodotto, non mi aspettavo nulla, però fa il suo. Mi è piaciuto. Non dico che è quel prodotto che dici wow, però comunque non è neanche malaccio. Potrei anche, se non trovo nulla di meglio e che costi poco, perché ragazze, parliamoci chiaro. Purtroppo la crisi c'è, le cose stanno aumentando, quindi non prendiamoci in giro, non vado a spendere come penso chiunque, cioè si cerca comunque un pochino di risparmiare. Se non trovo nulla che costi troppo e che comunque mi piace, potrei anche ricomprarlo perché comunque mi è piaciuto. Il profumo c'è, lo lascia, buono. Altro prodotto nuovo che vi mostro, sto parlando di questo Sial che avevo trovato all'Eurospin. Allora, Sial con enzimi super smacchianti, attivo già a 30 gradi, senza sbiancanti ottici, enzima active, lavatrice classico, bianco vivo, colori brillanti. Io l'ho utilizzato sia sui bianchi, comunque volevo provarlo. Anche se voi sapete che io per i bianchi utilizzo sui capi resistenti bianchi, tipo accappatoi, asciugamani, le lenzuola, utilizzo comunque il detersivo in polvere. Ma volevo provare anche questo, mi è piaciuto. Sono 1,5 litri di prodotto. Il profumo non mi piace molto, però comunque lava bene. Questo ve lo consiglio anche se lo trovate. Io non so dove potete trovarlo, ragazzi, perché l'ho trovato all'Eurospin e da me non lo trovo da nessun'altra parte. Quindi non so se c'è qualche negozio dove potete reperirlo, ma io non vi so dire, ragazzi, io questo l'avevo trovato all'Eurospin. Siccome ne avevo sentito parlare bene da una ragazza su Instagram, l'ho voluto provare. Effettivamente è buono. Poi vi faccio vedere che poi terrò la confezione, la voglio tenere. Tolgo solamente l'etichetta, ma lo terrò perché mi è piaciuto lo spruzzino. Questo prodotto che vi mostro è frutto di una collaborazione che avevo fatto su Instagram. Sto parlando di questo prodotto multiuso per lo spolvero dell'azienda Midor Professional. Allora, questo si può utilizzare anche sui vetri. L'ho utilizzato per spolverare, l'ho utilizzato sui vetri, ragazze, è ottimo. Costicchia perché comunque sono quelle aziende private. Però ragazze è veramente buono, 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 a parte il profumo ragazze che vi lascia in casa. C'è questo prodotto, ma che cos'era? Era veramente buono, 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 buono.
Se vi va di provarlo, andate su Instagram, trovate Midor, o comunque se mi seguite su Instagram, trovate le cartelle in evidenza con le mie collaborazioni. Cliccate sul link e magari ci andate a dare uno sguardo. Questo me lo tengo, me lo metto pure da parte perché voglio tenere lo spruzzino. Poi, anche su questo non mi dilungo perché anche questo ve l'ho recensito più volte, sapete quanto lo amo. Sto parlando del Quasar Cucina Superfici Moderne e sono 650 ml di prodotto. Io lo adoro. Poi andiamo avanti. Ecco, infatti ne ho trovato un altro. Me l'avevo detto che era impossibile, che ne avevo terminato solo uno, ma vabbè. Poi ho terminato bicchieri biodegradabili sistema casa Eurospin, sono i bicchieri 80 pezzi, sono i bicchieri normali, non i bicchierini piccoli. Li compro, li ricompro, bicchieri normali sono, quindi no, questo no, altra carta igienica e questi, mamma mia ragazza, c'è un casino qua. Questi sono i tovaglioli femminili, sempre dell'Eurospin, sono quelli colorati, con i fiorellini colorati, buoni. Voi sapete che io con queste cose dell'Eurospin mi ci trovo bene, costano poco e sono buoni. Tagliamo, ciao. Allora, altro morbidente che vi mostro, questo spuma di champagne concentrato prezioso ibisco, sono 65 lavaggi e sono 1,3 litri di prodotto. Mamma ragazza, che cos'è questo ammorbidente? Me lo sono spiaccicato come sempre sul naso. Veramente buono. Lascia i capi profumati. Comunque il profumo persiste. Almeno io da me persisteva. Ora non so, può essere, credo sia sempre parere soggettivo e oltretutto dovuto alla durezza dell'acqua che ognuno ha nelle proprie case. Mi è piaciuto veramente tanto, ve lo stra consiglio. I capi sono profumati, il profumo persiste, sono belli morbidi, top. Mi ci sono trovata benissimo, lo ricomprerò. Vorrei provare se lo trovo quando tornerò dal matrimonio perché devo partire, come vi ho detto. Vorrei provare la voce. Vorrei provare qualche altra profumazione. Altro morbidente che non mi dilungo è questo, ne ho un altro, saranno gli ultimi che vedrete sul mio canale, non per altro, ma perché sono aumentati di parecchio. Sto parlando del mio Lenore, adorato gelsomino scarlatto. Hanno cambiato il packaging, ma il prodotto è sempre quello. Mamma mia, ragazze, mi mancherai, Lenore, ma 5 € non ce li spendo più, quindi sarà l'ultimo che vedrete. Poi vi parlo di due prodotti. Ok, ragazze, erano tre. Questo per farvi capire da quanto non giro questo video. Ora vi mostro lo stesso prodotto in due profumazioni differenti. Mi sono piaciuti entrambi, ma uno non lo riprenderò più per la profumazione. Ora vi dico, sto parlando di questi Rio Boom Boom per i pavimenti con l'alcol all'interno. Allora, questo è i frutti di bosco, buonissimo. Questo è con limone e zucchero di Sicilia. Questo non lo ricomprerò più. Prodotto ottimo, mi ci sono trovata benissimo, lava bene tutto quanto,
Ma la profumazione, ragazzi, per i miei gusti è troppo forte, quindi non lo comprerò più solo per questo motivo. Altrimenti, come prodotto è top. Questo invece è molto più delicato, persiste comunque. Questo mi è piaciuto veramente tanto, ma proprio tanto, 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 tanto. Mamma mia, mamma che profumo, ragazze! Cioè, lo adoro, lo adoro. Poi. Questo non so perché si trovi qua, dovrebbe essere nell'altro nell'altro busto, ma vabbè, ve lo mostro lo stesso. Cura della persona. Mettiamoci anche questo, non so perché si trova qua. Sto parlando di questo sapone mani, sempre dell'Eurospin, formula amica, con elementi igienizzanti. 1 litro di prodotto, mi pare di avervelo già fatto vedere una volta. È buono come prodotto, quindi top. Non so come mai si trovava in questa busta. O ce lo devo aver messo io, o ce lo deve aver messo mia figlia, non lo so. Comunque, vabbè, c'era, ve l'ho fatto vedere. Altro prodotto di cui non mi dilungo, ma che sapete amo alla follia, è questo Splendeo, al freschezza di montagna, non mi ricordavo più come si chiamava la profumazione. Io lo stra amo. È vero, costa. Questo costa 5 euro, ragazze, ma io questo veramente non posso farne a meno perché lo spruzzo dappertutto, specialmente sul letto, sui letti, sulle tende, quindi sui divani. Io di questo non ne... Questo forse sarà l'unico prodotto che costerà tanto, ma che comunque continuerò a comprare. Poi non capisco, ah, non spruzzava più. Sì, non spruzzava più, non so il perché. Mastro Lindo Bagno, anche questo mi è piaciuto, ma ragazze, come sentite ancora ce n'è un po', ma non riesco più a spruzzarlo, quindi ciao. Non lo comprerò più solo per lo spruzzino, sinceramente. Solo quello non mi è piaciuto, per il resto il prodotto è buonissimo. Ultimi 3 prodotti, ragazzi, finalmente riesco ad andare a bere. Allora. Altro prodotto Dexal, di cui vi ho già parlato, sto parlando di questo profumo a bucato e anche per pavimenti della Dexal alla vaniglia. Stra buono, stra profumato. Contate che io lo utilizzo per spolverare, lo utilizzo al posto dell'ammorbidente oppure quando voglio dare quel profumo in più, anche se non si fa, perché non si fa, non si mischia insieme all'ammorbidente, ma va bene lo stesso, diamolo per buono lo stesso, oppure lo metto ogni tanto nel secchio dell'acqua quando lavo per terra, ragazze. Lascia un profumo spettacolare. Ve ne avevo già mostrato una confezione, vi mostro anche l'altra. Cura lavatrice igienizzante Risolvo. Che dire, è un semplice, come vi avevo già detto, è un semplice cura lavatrice. Non so se effettivamente igienizza perché dall'interno della lavatrice non la vedo nei tubi e tutto il resto, quindi non ve lo so dire, ma credo comunque di sì. È un semplice cura lavatrice, nulla di particolare, niente di. Ultimo prodotto, ma non per importanza, Cif anticalcare, che sapete che io adoro. Questo lo utilizzo sui vetri della doccia. Profumo veramente stra top, perché il profumo è stra top. Resa ottima, prezzo buono, quindi l'ho ricomprato, ma che ancora non ho utilizzato, ragazze, devo essere sincera. Sto parlando di sempre anticalcare, ma quello Green Active. Non so se sia lo stesso il prodotto, ma hanno cambiato qualcosa. Io non ve lo so dire perché ancora quello non l'ho utilizzato. Spero che sia buono come questo, ma è veramente stra buono. Niente, finalmente ho finito di parlare, non ce la facevo più e finalmente butto tutto. Non c'è più niente, come vedete. Quindi. Allora ragazze, io con questo vi ringrazio di essere state in mia compagnia, di aver guardato tutto il video. Fatemi sapere se c'è qualche prodotto che avete utilizzato che a voi piace oppure no.
Consigliatemi ovviamente qua sotto nei commenti qualche altro prodotto da provare, specialmente ammorbidenti. Se siete nuove sul canale, vi do il benvenuto. Spero rimarrete a guardare i miei video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i video. Quando riuscirò a girare qualcun altro oltre a questo, perché queste settimane veramente sono state straimpegnate. Col fatto della partenza, ho avuto pure il piccolino malato, lo sapete, ve l'ho già detto. Poi ci sono state le votazioni, insomma, ho dovuto girare per vestito, vestitino e quant'altro proprio per il matrimonio. Insomma, è stata una settimana bella piena. Questa settimana, dato che oggi è già martedì, sto pulendo alla stragrande la casa. Ho lavato tutte le cose da portare in viaggio. Ora ho l'ansia del matrimonio, cioè nel senso, ho l'ansia di preparare le valigie, che sono lì che mi guardano e mi dicono: "Preparaci", o meglio, prima le devo igienizzare perché io prima di fare la valigia, cosa che non faccio veramente mai, ma quelle rare volte che riesco a fare la valigia, io prima di metterci all'interno qualsiasi cosa, le devo pulire, le devo igienizzare, le devo disinfettare, quindi prima le devo strapulire e poi devo preparare le valigie. Solo che siccome sono 3 giorni, devo portarmi phon, piastra, bagnoschiuma, trucchi, vestiti, scarpe. Cioè, ragazzi, ho l'ansia solo di dover preparare la valigia, che poi non è solo la mia, ma devo preparare quella del mio compagno, devo preparare quella dei bimbi, quindi venerdì ho la partenza e sono sempre ancora con i pensieri per aria, non so cosa portare. Starò via venerdì, sabato e domenica sono già di ritorno. Quindi comunque anche la domenica sono fuori. Se avrò il permesso degli sposi, perché altrimenti, ma non penso di mettermi a girare qualche spezzone di video, insomma, del matrimonio, ma se riesco e se ho il permesso degli sposi, può essere che qualcosa la riprendo e poi magari vi faccio un vlog, vi faccio comunque vedere qualcosina, qualche video, qualcosa, ma vi ripeto, non vi assicuro nulla perché sicuramente non prenderò il telefono in mano. Vedremo. Niente, mi sono già dilungata parecchio, è già mezz'ora che parlo. Nulla, ragazze. Allora, vi stavo dicendo, iscrivetevi al canale se siete nuove. Lasciatemi un bel like di supporto, un bel commentino giù e fatemi sapere di tutti questi prodotti se avete provato qualcosa, oppure consigliatemi voi qualche prodotto, specialmente come vi dicevo, ammorbidenti. Vi ricordo in più, giù nell'info box, tutti i link diretti ai miei social, se volete potete aggiungermi anche là. E io vi mando un mega bacio, ragazze, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!